Prova, 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 prova. Buonasera, 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 buonasera! Ciao giocatori e benvenuti ad una nuova puntata su Final Fantasy XII The Zodiac Age Edition, la versione per PS4 che noi stiamo giocando su PS5. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla puntata numero 12, che è il numero proprio del capitolo del gioco. Per quale motivo la puntata numero 12? Perché ci sono altre 11 puntate che sono messe lì, ragazzi, nella playlist Final Fantasy XII The Zodiac Age che troverete all'interno della mia pagina. Mi raccomando, trovate la stessa playlist identica pure su YouTube, quindi non vi preoccupate. Dove vi viene comodo guardarla, la guardate, così se vi siete persi qualche puntata la potete recuperare. Attenzione, ho anche caricato proprio stamattina un video dove ho spiegato il metodo per aumentare di exp e di will in AFK, ovvero away from the keyboards. Voi lasciate il pad e il gioco continua da solo ad andare e vi permette di guadagnare tantissimi punti esperienza e tantissimi will. È tutto quanto messo in un video che è sotto, anche se comunque era l'inizio della puntata precedente, quindi sta a voi se volete usare questo metodo e se ne avete di migliore, ovviamente condivideteli con noi. Che dire, ragazzi? Come al solito vi invito a lasciare un bel like a questa live, a condividerla con tutti quanti i vostri amici, alla pagina se ancora non l'avete fatto, e a seguire tutti i social che sono messi lì. In primis, ragazzi, il gruppo Telegram, dove siamo come una vera famiglia, ci sentiamo ogni giorno e stiamo crescendo, dai, man mano stiamo diventando sempre di più. Che dire, ragazzi, detto questo, non perdiamo tempo in chiacchiere, let's play and enjoy the game. Ah, che bello. Ciao Ila, ciao Nick. Oh, raga, ma ditemi voi se si sente bene, se devo sistemare qualche cosina con l'audio. Me lo confermate voi. Anche perché non ho voglia di urlare stasera. Voglio stare tranquillo e pacato. No, non è vero, voglio spaccare tutto. Sorso di Pozzap. Oh, ciao Alessandro, ciao bello. Allora, ragazzi, vi dico la verità. Io lo so che cosa state pensando voi tutti. Voi tutti starete pensando: Damiano, però. Stai squillando cosa c'è? Come una socera. Allora, ragazzi, vi dico la verità. Io, sinceramente, penso di avere anche dato abbastanza con queste missioni. Ditemi voi se volete che continuo con le missioni. Però io, sinceramente, preferirei continuare con la trama. Anche perché ci sono, ragazzi, delle cose che dobbiamo sistemare. Grazie per le 50 stars, Alessandro, grande campione. Allora, praticamente, ragazzi, dobbiamo andare a Jiruvegan. Cominciamo nella foresta stregata, nel profondo della giungla di Golmore. Quindi, ragazzi, dobbiamo andare nella foresta stregata. Minchia, siamo proprio in zona. No, non siamo in zona manco. Ah, sì, siamo in zona. Raga, ma è questa qua la. Scusate, ma che vuol dire? Cominciamo dalla foresta stregata nel profondo della giungla di Golmore. Ma non capisco. Cioè, siamo qui, ragazzi. Dobbiamo soltanto continuare da qui. Ma ci siamo allora. Oh, raga, dice che ci siamo. E allora ci siamo. Oh, ciao Bomber! Ciao Ilaria! Grande!
Grandissima Ila! Mitica! Come stai? Allora, ragazzi, per chi non sapesse che cos'è Ciao Campione, ragazzi, io praticamente, nella mia, così, come mi diverto con pochissimo, praticamente, ragazzi, per quel mesetto che abbiamo fatto le live su Twitch, perché su Facebook non le potevamo fare, avevamo questa cosa che si chiamava punti canale. Praticamente voi, man mano che guardavate la live, potevate riscattare dei punti totalmente gratuiti e potevate usarli per la live, per farmi fare determinate azioni, tra cui appunto mettere la parrucca e cose varie. Ragazzi, c'era a un certo punto messo Ciao Campione, ovvero riscatta il Ciao Campione, io ti saluto come se non ci vedessimo da 10 anni, però tipo come se siamo sempre rimasti fratelli, no? E mi fa piacere questa cosa, anche su Facebook qualcuno prova a riscattarla. Ragazzi, tra l'altro questa cosa dovete sapere che funziona tantissimo anche alle feste, soprattutto quando incontrate persone che vedete tipo una volta ogni 3 anni, che cazzo ne so, raduni, tipo compagni di scuola, queste robe così. Credetemi, funziona. Funziona tantissimo, potete riscattarlo anche voi e farlo proprio. Oh, ciao Claudio, ciao bello. Allora ragazzi, ditemi una cosa, perché io non so assolutamente dove devo andare, non ne ho la più pallida idea. La più pallida idea. So soltanto che dice che devo andare qua, nella foresta strega, ma non c'è nulla. Non capisco come ci arrivo a Giro Vegan. Ragazzi, se avete qualche idea. Ah, guarda, ti dico la verità, non avevo voglia nemmeno di vedere la partita stasera, bro. Stasera se la possono giocare tra di loro, avevo soltanto voglia di giocare. Avevo soltanto voglia di prendere sto titolo e di spaccarlo in 4. E così lo facevo diventare Final Fantasy 3. Se lo spaccavo in 4, erano 4 dischi da Final Fantasy 3. E ragazzi, essendo che comunque è il 12. E la mappa qua purtroppo funziona, funge a poco. Vediamo un po'. Cioè, dice che devo andare... Qua c'è scritto... Giro Vegan, cominciamo dalla foresta stregata, del profondo della giungla di Golmor. Siamo nella foresta stregata, nel sentiero delle ombre. A destra della mappa, quindi praticamente dove c'è il salvataggio, dove c'è il save point, tecnicamente dovrei riuscire a scendere ancora di più. Proviamo subito. No, forse posso andare direttamente da lì, a posto di cambiare aria 2 volte. Ragazzi, vi ricordo che quando siamo entrati qui la prima volta, i mostri ci facevano un po' maluccio. Adesso invece siamo perfettamente in grado di gestire la situazione maledettamente, oserei dire. Egregiamente, cioè camminiamo, sterminiamo come al solito tutto quanto quello che ci si para di fronte. Ed è proprio così che questo gioco mi piace giocarlo, essendo un assassino. Ok, le cose finisce che non guastano mai. Sì, ma... cioè, anche perché tecnicamente qui dovrebbe... infatti, ecco la trovata, ragazzi. Vi dico la verità, quest'area ancora non l'abbiamo vista. Strano comunque, perché io qui c'ero passato e non mi ricordo assolutamente che ci fosse qualcosa del genere. Ah no, mi diceva che il mister era troppo forte e non potevo passare. Ora mi ricordo, ragazzi, mi diceva che non potevo passare. Ah, infatti, stessa identica cosa, il mister impedisce di proseguire. Ma? E quindi che... si deve di bannarlo, Nick. Guarda, credimi, il fatto che sto giocando con i suoi gambit purtroppo mi costringe a tenerlo in partita. Sì, ragazzi, ricordiamoci che comunque tutto quello che vedrete settato, levando le Seitengrat, che sono frutto del mio sculamento, tutto quello che vedrete settaggio e gambit, esper e quant'altro, viene da un file PDF, che è una specie di Bibbia che ha tradotto il nostro nick per noi dai campioni oltreoceano. Non so se fossero americani o inglesi, non mi ricordo. Però è stata gentilmente offerta in formato PDF all'interno del gruppo che abbiamo su Telegram. Quindi ragazzi, se volete magari ve la passiamo anche in privato e diffondiamo il verbo. Che cos'è, ragazzi, questo fiore? Bulbasaur dopo che ha fatto nottata? Sì. Bello, bellissimo. Così si gioca, proprio così, uccidendo qualsiasi cosa. Mi sa che non si è arreso ancora, ne vuole di più. E noi siamo pronti a dargliele.
No, col cazzo, si è arreso. Si è arreso? I don't know. Sì, si è arreso, ok. Va bene, ragazzi, ovviamente voi vedete che tutto quanto va maledettamente più easy, semplicemente perché siamo con due armi sgrave e soprattutto abbiamo anche livellato, abbiamo usato il trucchetto per salire di livello e abbiamo fatto boss secondari della luna. Quindi, insomma, dopo Cuculenno, come lo vogliamo chiamare, insomma, l'esper che prendiamo nelle fogne di Rabanastre, questo qua, ragazzi, è una scampagnata di salute proprio. Quindi ce la portiamo a casa veramente easy. Continuiamo a castare Protect proprio così. Non capisco per quale motivo ancora la mappa non si è sistemata. Ancora siamo in queste condizioni. Giuro, questa cosa io ancora non me la spiego. Vediamo un attimo. Zero proprio. Andiamo avanti. Sì, vabbè, ma infatti, cioè, allora, oggettivamente ognuno ci diamo un occhio, non pensiamo che comunque, cioè, alla fin fine, che ci costa, non ci costa proprio niente. Consideriamo pure un'altra cosa, che ancora io non ho visto i settaggi del campione mondiale, ovvero di quello che in speedrun si è finito questo gioco al 100% in 8 ore e mezza. Ovviamente, ragazzi, credo che sia coreano, non saprei, devo controllare. Però, di solito, o sono coreani, ragazzi, insomma, giapponesi, oppure sono americani. Devo controllare, poi magari ci diamo un'occhiata insieme e ci facciamo una live proprio dove esaminiamo quel gambit e proviamo a trovare. Oh, dispega ragazzi, e dispel per tutti, mi piace. Bello, croccante, genuino. Contro gli Esper segreti sarà utilissimo. Cioè, alla fin fine, ragazzi, fa bene guardare anche quello che ha portato i migliori ad essere i migliori. Se già erano migliori, sono diventati campioni grazie a questo. Cioè, se già erano campioni, sono diventati migliori grazie a questo. Quindi, insomma, ragazzi, studiare un po', soprattutto in giochi del genere dove la strategia la fa da padrona, è importantissimo. Nel frattempo continuiamo a sterminare tutto quello che vediamo come se non esistesse un domani. Non ha importanza in quale territorio noi ci troviamo, che sia sabbia, ghiaccio, spiagge, neve, qualsiasi cosa ci troviamo di fronte, noi sterminiamo. Perché? Perché siamo fatti così. Vediamo un po'. Mumble mumble. E ando cazzo vado. Qua è tutto chiuso. Ok, credo di aver trovato la strada. Credo. Oh, ciao Matteo. Eh no, fra, ma tutti loro. Guarda, ora ti dico una cosa. Per quanto riguarda anche le speedrun di Resident Evil, ho visto una cosa che tra l'altro è assurdo come non ci perdono tempo. Cioè, io non lo so, sai com'è. Ancora oggi, dopo che è uscito da anni, ancora oggi escono video di gente che si migliora su quei giochi. Cioè, la mattina si alza e ha come obiettivo quello, migliorarmi su quel titolo, punto. Cercare di essere il più forte, cercare di essere il Guinness World Record. E se ci riesco, voglio essere ancora di più. Cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Emblema stregato, che è, raga? Che cos'è l'emblema stregato? Buonasera, buonasera, buonasera. Ragazzi, che cos'è l'emblema stregato? Boh, clicchiamo. Lo esamino. Parole misteriose sovvengono alla mente. In questo santuario troverai illusione e verità. L'illusione apre il cammino alla verità e la verità conduce alla giusta porta. E per fare un albero ci vuole. Che al mercato, mio padre. Devo stare attento perché escono mostri fortissimi. Qua non mi va a fare nulla. Wow! Zanna glaciale. Azzompiamo tutto. Cioè, scusatemi, ma gli sto buttando 40. Cioè, gli sto buttando, ragazzi, 40 di danno. Non so se state vedendo. 40 di danno. Oh, grazie. No, adesso 10.000. Siamo tornati umili. Però aspettate. Bam, no, 20.000. 20.000. 20.000. Cioè, ragazzi, non so se avete notato. Ma c'è stato. C'è stato un momento di fuoco. Allora, non so se è tutto quanto dovuto al fatto che io ho messo in prezzo di culo prezioso. Non so, ragazzi, se questo è merito del fatto che ho messo i dardi elettrici. Non ne ho idea. Però
Credetemi, non ne ho assolutamente idea. Potrebbe essere, potrebbe no. Boh. Quindi magari alcuni mostri gli fa proprio il critico, ma non so, perché elemento elettro, certo, effettivamente, ci potrebbe anche stare. 20.000, spettacolo. Oh, raga, giuro, io non so che cazzo fare. Ah, ok, qua si attiva. Emblema, oh, emblema stregato, dai. C'è uno strano disegno a terra, lo esamino. Parole misteriose sovvengono alla mente. In questo santuario tra l'illusione e verità, illusione per il cammino, la verità e la verità conduce alla giusta porta. Va bene, ho capito. Illusione, verità, verità, illusione. Oh, fammi passare. Fammi entrare, lo esamino. Parole misteriose vengono alla mente. Sì, il cammino, bla bla bla, e sti cazzi. No, è l'unico posto qua dove non si attiva. Forse è proprio qui che devo fare in modo che qualcosa si attivi. Ma cosa? Vediamo ragazzi se troviamo un aiuto alle descrizioni. Andare a studiare la foresta segreta è facile a dirsi. Si arrende. Aspetta, quindi negli altri accesi vado nella visuale, con la visuale verso l'uscita. No. Ma non capisco. Ma non c'entra niente la visuale. Allora, parto dal primo e giro la visuale per andare dove? Cioè io praticamente vado dove c'è il primo, giusto? Che dovrebbe essere questo qui. Faccio partire la frase e poi vado verso di qua. E mo non ci ho fatto niente. Ma non ci ho fatto niente proprio. Raga, questo qua è un enigma bello tosto. Allora, che palle quando bisogna usare la testa e non la forza. Già che questo gioco me lo volevo giocare tutto quanto di ignoranza, se adesso ci dobbiamo pure mettere a pensare. Oh mio Dio. Non siamo portati a farlo. Noi siamo gente che picchia, gente che mena. Allora, c'è uno strano disegno a terra, lo esamino, va bene. Parole misteriose sovvengono alle palle. Vabbè, alle palle. Cioè, vabbè. In questo santuario troverai illusione e verità. L'illusione apre il cammino alla verità. E la verità conduce alla giusta porta. E cazzo però, cioè è veramente emblematico, così non si capisce. Se esco e rientro. Cioè non capisco. Ma come fino a che non mi spunta una foresta? Ma sei sicuro? Mi deve spuntare una foresta? Ma è assurda sta roba. Ma è assurda proprio. Ma è assurda proprio questa roba. Una cintura bolla, ragazzi, è utilissima la cintura bolla. Allora, faccio partire la frase, lo esamino. Wow! Wow!
Assurdo! Assurdo, ma assurdo proprio! E chi se l'aspettava? Wow! Questa roba è assurda, raga! Ma è assurda proprio! Incredibile! Ma è stato pazzesco! È assurdo veramente, cioè ragazzi è una cosa sensazionale, vi dico la verità, non vedevo una cosa del genere da moltissimo tempo. Ragazzi io l'ho finito sto gioco, non me la ricordavo ovviamente questa parte, ma quanto cazzo è stata geniale. Vediamo se continua, sì voglio continuare a giocare a fare sta roba. Allora, lo esamino. Parole misteriose, va bene, ho capito. Però la frase poteva cambiare. E minchia, però così torna indietro. No, non torna indietro. Lo esamino ovviamente. Di qua. Comunque pazzesco, che malo flash si sono fatti, raga. È un qualcosa proprio di assurdo. Che poi dovrebbe essere lo stesso posto, però nel frattempo 40.000. Dovrebbe essere lo stesso posto, però. Però. Senza neve. Senza la bufera. Qui. Wow. Porta dello stregone. Aspetta un attimo, non faccio niente. Voglio vedere perché ho trovato, ragazzi, una bella, bellissima. Vediamo se funziona. Cintura bolla. E io ce l'ho, dovrei averlo, vediamo. Effetto permanente bolla. Ragazzi, vedete com'è l'effetto permanente bolla? Mi aumenta gli HP. Ah, di un pochino, ma va bene lo stesso. Allora, leggo l'iscrizione. Invocatore dello stregone, persegui la forza che apre il valco. Al di là della vera porta si trova Giruvegan. Solo lo stregone ne possiede la chiave. Tocco la porta. Porca di quella puttana. Chi è lo stregone che ce l'ha? Devo evocare l'Esper Belias? Devo evocare l'Esper Belias? Pazzesco! E allora aspettate un attimo, devo vedere chi è che ce l'ha Belias. Forse Penelo? Sì ragazzi, nel frattempo gli ho dato qualcosa ai ragazzi. Vediamo un attimino. Ok, su invoca. Nessuno di loro ce l'ha. Squadra. Facciamo entrare altri due. Belias. Embe. Vediamo un po', raga. Ragazzi, levando il fatto che tutto ciò che ho visto è magnifico, ma a livello di lore non so c'è una spiegazione per quale motivo
doveva essere proprio Belias a essere invocato, per una questione di elemento, ghiaccio e fuoco. Se qualcuno ne sa di più, ovviamente mi farebbe piacere anche a me saperne di più, insomma. Jiruvegan, città antica. Nota per il centro medievale e per il barocco che compongono la com che formano la componente artistica dell'architettura maggiore più presente nel territorio. Sulle estreme sponde del fiume del tempo, sprofondate in una densa coltre di mistis. Fran? Il proiettore della dinastia di Ashe, bello, mi piace questo. Like on the Leviathan? Ah, era il custode della porta di Girovega. E chi lo sapeva? Not worry, I will behave myself. The mist here is cooled. I sense something like the shadow here. Fenar. It appears Sid has yet to arrive. Ah no, Jir We Vegan ci lie fa in wait for him schifo, here. suggerisce la Berardi. So we're not going inside? Quale Jir Vegan? Noi siamo Giruvizza. Not unless you want to end up twisted. Like the old man. Something there. Obi-Wan Kenobi, sei la mia ultima speranza. She can see him. Let's follow her. Niente, raga, siamo arrivati esattamente a 38 ore di run e ancora non capisco come faccia Penelo a tenere queste trecce così a mezz'aria. Ma, by the way, anche se comunque ci abbiamo skillata anche la nostra seconda squadra, ritorniamo comunque principali perché ci siamo affezionati. Soprattutto ora che abbiamo il nostro piccolo van, che non è tanto minivan oramai, che ha ragazzi HP per due. La cintura a bolla comunque, raga, è pazzesca, eh. Ci sta proprio. Vediamo se rompe la barriera. No, non rompe la barriera degli HP. Non funziona come HP Hyperion, raga. Non funziona come HP Hyperion. Peccato. Gli Asper si ribellarono agli dei che vennero puniti. Wow. Ma non ne hanno parlato di questa roba e forse ero distratto io, ma non credo. Non lo so. O forse sì, quando hanno presentato Jesper. Non lo so. Non mi ricordo bene. Claudio, ti sto leggendo ora e questa cosa è pazzesca. Questa cosa è pazzesca, bro. Questa cosa è pazzesca. Non ci posso credere comunque. Maledizione. Ragazzi, io non è che adesso sono un genio della strategia di guerra e quant'altro, ma un tizio messo lì con una spadona in mano di certo non porta nulla di buono, ma proprio nulla. Ah, ok, devo cercare la lore forse nel bestiario, infatti, meno male, pensavo mi fosse sfuggito qualcosa. Non ha testa, Sleepy Hollow. Come si chiama? Dedalo. Oh. Ok. Però ragazzi, voglio allenarmi le mistress. Quindi iniziamo. Saccheggio. Scusami zio, non ti posso uccidere subito, voglio giocare.
Abisso profondo, continuiamo. Giostra marziale. Saccheggio. Vediamo un po' che cosa viene fuori, soprattutto in termini di danno. Non tanto per il mostro che abbiamo di fronte, che abbiamo visto, insomma, come accusa con la Satengrad. Però più avanti voglio essere ben allenato per questa roba di volta impetuosa. Niente, zero. Quattro volte e nulla. Peccato, peccato proprio. Inondazione. Vabbè. Bella Sergio per il follow. Grande, man. Ok, niente. Con due Satengrad facciamo molto di più. Però va bene, dai. Let's go. Complimenti. Ah, ok. È apparso il piedistallo. Lui se n'è tornato tranquillo, Dedalo. Così. Ma rimane così. Boh. Comunque, traslatore. Trasliamolo allora. Wow, dungeon. Vediamo un attimino la mappa che ci si... No, no, non ci si presenta proprio nulla, ragazzi. Non vediamo assolutamente nulla. Sappiamo soltanto che non possiamo andare da nessuna parte se non... Però guardate, ragazzi, guardate. È sospeso in aria. Non lo so, non lo so, ragazzi. È veramente misterioso questo posto. Vediamo un po' i mostri che lo compongono. Sì, va bene. I mostri sono intorno ai 7000 di vita. Direi quasi 10000. Altare di Avrion. Lo tocco, ragazzi, noi tocchiamo tutto, siamo come i bambini. Boh, l'ho toccato. Comunque certo, raga, se esiste un posto per livellare, questo... Cioè, ognuno di questi, ragazzi, ci dà 1200 di vita, cioè 1200 di exp. Minchia, è un piacere. Oh, non facciamo incazzare l'elemento, però. Sterminiamo tutto piano amore. È un bel labirinto, raga. Davvero un labirinto questo. Proviamo a toccare tutti gli altari a sto punto. Vediamo cosa succede. Tesoro. Fusciacca. Ah, ok. Bella lì. Credo comunque di aver attivato tutto quello. Tutto quello che avevo sotto mano. Non so se mi sono scordato qualcosa. Spero ovviamente di no. Vediamo se... Ah, ecco qua, forse c'è qualche altro tesoro. Raga, non me ne perdo uno. Grande etere, va bene. Cioè, magari questi dungeon qua giù ci premiano un pochettino di più rispetto a quelli iniziali, no? Quindi vediamo un po' cosa hanno ad offrire. Ah, un etere, va bene, me la sono chiamata, scusate. Non lo faccio più. Un fiore di Molboro. Come stai, Molboro? Un fiore.
Male non fa assolutamente ai nostri personaggi, che nel frattempo prendono punti esperienza. Cuoio prezioso. Questa roba sicuramente ci frutterà un bel po' di soldi, visto che ancora dobbiamo prendere un bel po' di gambit e magie. Ricordiamoci, ragazzi, che anche se siamo nelle fasi più o meno non proprio finali del gioco, ma ci stiamo avvicinando, diciamo che comunque siamo ad un punto dove ancora le cose devono prendere forma, credetemi. Devono maledettamente prendere forma, soprattutto per quanto riguarda i boss secondari e le sfide che il gioco offre. Quindi parliamoci chiaro, raga. È vero che magari a livello di trama ci stiamo avvicinando alla fine, ma a livello di missioni secondarie e quant'altro non ci siamo manco per il cazzo. Ancora, ragazzi, siamo veramente nelle fasi iniziali. Anche se comunque mancano meno della metà degli Jesper, credo, da recuperare. Attiviamo anche questo. Altare Paron. Porta. Ok, devo cercare la chiave. O meglio, l'altare da premere. Ve l'ho detto, raga, stiamo livellando, che è un piacere. Ehi, il cuoio prezioso. Ok. Ok, quindi una volta che abbiamo attivato l'altare parete... Oh, sì, però nel frattempo... Ragazzi, io vi dico la verità, mi sento di dover fare una cosa, anche perché penso che questa cosa possa migliorare anche le mie esperienze future proprio a livello di gioco. Mi metto nel frattempo due personaggi che comunque picchiano, che ancora devono recuperare un po'. Cioè, due personaggi che sono della scuola secondaria, anche perché devono assolutamente recuperare. La sola pulcino gliela diamo a Bash, così magari possono livellare un pochettino anche loro. Magari... gli rimuovo la Seitengrat e gliela do a Bash. Così magari fanno un po' di punti esperienza anche loro, mi sa che mi conviene. Tanto alla fin fine penso, ragazzi, che se ci sia, non so, un boss o qualcosa, sicuramente mi farà salvare prima il gioco. E me ne accorgerò che poi lì ci sarà un boss, quindi posso tranquillamente mettere la mia squadra di titolari senza problemi. Penso che il gioco me lo dà, non credo che a morte subitanea così mi fa apparire. Mellon. Apri il tesoro. Scudo Aegis. Curioso. Forse uno scudo che mi darà permanentemente effetto Aegis. Mi piacerebbe tanto. Ah. Sono tornato dove ero prima. Ma dove devo andare?
Raga, dove cazzo sono andato? Mi sono perso per un attimo. Non capisco. Ah, ma forse li devo alzare tutti. Ok, è un enigma. Non li devo alzare tutti. Forse ce n'è qualcuno che ho disattivato. Forse c'è qualcuno che ho disattivato e me lo devo ricordare. Sì, perché ho come l'impressione che l'uscita sia proprio da qui. Ho come l'impressione che l'uscita sia proprio da queste parti, però non ho attivato tutti quanti i marchingegni. O forse per sbaglio qualcuno l'avrò disattivato. Sicuramente, ragazzi, comunque qui ci sarà il continuo, perché dai, oggettivamente, l'unico posto dove possono apparire delle piattaforme. O forse non tutto. Non è proprio solo quello, però dai. Diciamo ci somigli. Allora. Minchia, l'altare Mellon l'ho fatto. Non è l'altare Mellon. Sì, bro, nel frattempo Claudio mi manda gli aggiornamenti in diretta. Bro, praticamente ti spiego, devo attivare questi interruttori, solo che però non so se qualcuno l'ho switchato due volte e quindi non mi funziona. Infatti, questo non funziona più. Ci deve essere qualcosa. Vediamo questo. Forse era questo? Lo tocco, infatti è lui. E mo? Qua non appare niente. Devo provare a camminare nel vuoto? Non ce la farò mai. Sì, grande, grandissimo. Mamma mia, te lo giuro Emiliano, avrei girato in tondo per non so quanto tempo. Ma davvero, non so nemmeno io per quanto tempo, credimi. Pazzesco. Bella raga, l'ho sempre detto, tutti insieme siamo una squadra fortissima. Ahead, we may encounter the very creators of Nethersite. Yeah, I don't know what we'll find. I like it better that way. You're sounding more the Sky Pirate every day. Barriera 4 Cross. Si apre, wow. Sì, save point, raga, mi sa che ci siamo. Qua forse ci saranno le mappe? No, Morfega. Wow, Morfega. Sì, raga. Minchia, dopo questa porta c'è un boss sicuro quanto una casa, proprio lo so. Lo vedo. Lo percepisco, lo sento.
qualcosa? Che i miei sensi di ragno abbiano fatto cilecca questa volta? Sì. Dannatamente cilecca, maledizione. Niente, raga, potete tornare. Bottiglia di Calvados da osteria, raga. Qua ci si ubriaca. Ma come fanno a inserire questa roba in un gioco per ragazzini? Cioè, con tutto rispetto, raga, ma che... non so che benefici possa trarne da questa bottiglia di Calvados da osteria. Cioè, giuro, ragazzi, la prossima volta me ne vado in qualche posto dove vendono anche del vino. Mi chiederò il Calvados, vediamo cosa mi dicono, solo per vedere la reaction, giuro. Scusate, avete il Calvados da osteria? Se becco quello che mi dice, ti pare che siamo su Final Fantasy 12, giuro, mi ci faccio la foto, raga. Ci faccio assolutamente la foto. Qua è chiuso. Sotto il buco della serratura è inciso il simbolo delle picche. No, scusate, quello è un altro gioco. Un'armilla d'ambra. Ah. Poi chissà chi è quest'ambra. Wow, oh! Mamma mia, raga! Ma non lo sapevo, non lo sapevo. Ho visto soltanto questi cosi là sotto e mi è venuto in mente di camminarci. Ma pazzesco! Giuro, è stato... vabbè, dai, se qua non c'è la boss fight, voglio dire, zio. Cioè... cioè, di che stiamo parlando? Dai, dai, qua c'è la boss fight. Grande Emiliano che mi ha mandato la mappa. Grande. Grandissimo. Ok, iniziamo, ragazzi, questa fight contro Tyrannus. E ovviamente iniziamo sempre con le apoteosi, perché ci dobbiamo allenare riguardo le apoteosi. Ok, perfetto. Ricordiamoci che in una codata, ragazzi, mi ha levato la bellezza di 1200. Un simpatico draghetto. Insomma, un tipetto proprio socievole. Sto cercando di tenermi tutte quante quelle di livello 1 per il momento. Vediamo se questa cosa è vera che aumenta il tempo, non lo so. Sono concentratissimo, raga. No, maledizione. Niente, ho interrotto il flusso della concentrazione, peccato. Però lo stesso, buttiamo un cataclismo. Bello. Ah, ma non gli abbiamo levato niente a que... Oh, ma questo si cura. What? Sorry? Non capisco, cosa sta succedendo? Ah, ok. Un attimino, c'è qualcosa che assolutamente non va. Rimuoviamo la Satan Grad a lui, mettiamola a lui. Giuro, non capisco come mai non gli sto levando nulla. Non capisco, non capisco proprio. Perché si cura sempre? Come fa a curarsi sempre? Non capisco.
Gli ho buttato anche Dispel. Non capisco proprio. No, non capisco, raga. Che cosa sta succedendo? Ok. Credo di aver capito assolutamente, raga. Credo di aver capito assolutamente. Ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Non vorrei che fossero proprio le frecce del tuono. Beh? Mi sa che erano proprio le frecce del tuono. Eh sì, ragazzi, io attaccavo, certo, lo curavo, ragazzi, di 12.000. Era praticamente di elemento elettro. Io ho voglia che buttare quella Satengrad con le frecce del tuono. Questo si ricaricava che era un amore. Oh sì, non lo potevo sapere mai. Vi giuro, non ci potevo arrivare mai. Che praticamente mi chiedevo, ma come cazzo è possibile che questo qua si ricarica fortissimo? Vedevo, ragazzi, che avevo un rigene da 13.000. Ho detto, come fa ad avere un rigene da 13.000 questo? Mi sono spaventato. Ho detto, che cazzo sta succedendo? C'è un rigene da 13.000. Ho detto, mamma mia, lo voglio anch'io. Poi ci ho pensato, aspetta, ma non è impossibile che esista una magia del genere per il momento. Infatti, stavo buttando io, ragazzi, le frecce curative a lui. Mi sono reso conto di giocare con la squadra sbagliata. In realtà mi volevo alleare col nemico. Mi avrebbe sicuramente trattato bene dopo averlo curato in battaglia. O mi avrebbe mangiato subito dopo. Non lo so. Non lo so proprio. Allora. Ah, guardate che bel posto accogliente, raga. Vediamo la mappa, bellissima, stupenda, spettacolare, proprio un sogno, come si vuol dire. Chi è? Che cos'è? Un Pyrus di che colore? Lo tocco. Il congegno non reagisce, ma parole misteriose sovvengono alla mente. Solo ai prescelti dal mio signore svelerò il cammino. E porca di quella puttana, ragazzi. Te pareva? Altare dello scorpione. Sapevo che era dello scorpione perché esattamente come mia madre cerca sempre di dirmi qualcosa da fare. Quindi, insomma, era anche abbastanza scontato che fosse dello scorpione. Quel senso proprio di famiglia. Allora, Astanembo. Ah, ma è quella che mi dà incontri zero? Raga, vi prego, ditemi. Raga, vi giuro che se mi dà incontri zero mi faccio grasse risate. Non so se ci sia la possibilità di avere un'arma con incontri zero, ma un attimo solo. Perché sennò, ragazzi, hanno fatto una citazione della luna. Asta a due mani, non è assolutamente con incontri zero. Peccato, perché ragazzi, se vi ricordate, in Final Fantasy X c'erano le armi, che erano le armi Nimbo, che infatti avevano proprio questa peculiarità di darci tutte quante le protezioni con la parola Nimbo, incontri zero. Certo, effettivamente dovrei mettermela una schifo di protezione, un bracciale, un qualcosa. Effettivamente, dai, raga, mettiamoci. Ehi. Posto della cintura nera. Mettiamogli il bracciale. Dove sei, zio? Non c'è più, ragazzi, l'ho venduto il bracciale. Ah, no, qua è. Ah, vero, non lo posso equipaggiare più. Maledetto tu e chi non te lo dice. Cintura nera. Bracciale. Ok, perfetto. Quindi, hai ottenuto Morning Star. Grande. Oh, ciao Luca, ciao bello. Devo andare ad altare il cancro. Ok, perfetto. Ma scusami, Matteo, c'è un'arma rara, ragazzi? C'è un'arma rara, tipo, pazzesca? Ditemelo, raga, perché se ci devo perdere tempo lo faccio, lo sapete. Io ci godo per questa roba. Ditemi che c'è qualcosa di assurdo da prendere, che mi ci dedico anima e corpo, lo faccio ora, come se non esistesse un domani.
Altare del cancro, trovato. Davvero? C'è un'arma segreta, ragazzi? C'è un'arma segreta? Se qualcuno mi può dire come fare. Oh, ciao Angelo, ciao bro, ciao bello. Grande man. Aspettate, perché già Claudio forse me lo sta scrivendo. Allora, ci sono armi, magia d'armature rare qui, ma le prendi solo dopo aver fatto la missione. Ok, quindi ci devo ritornare successivamente. E che palle però. Quindi raga, purtroppo c'è da aspettare. Oh, raga, aspettiamo. Cioè, tanto, andiamo avanti. L'unica cosa che possiamo fare per adesso è fightare. Aspettiamo un po', dai. No, ma dal traslatore 4 io stavo venendo. Ero andato lì dove c'era Cancer e poi da lì dovrei muovermi. Ok. Va benissimo, raga, ma noi siamo a posto, noi siamo comunque tranquilli. Noi siamo assolutamente tranquilli. Non abbiamo assolutamente fretta e la missione la completiamo e poi torneremo il prima possibile. Ma è una stanza segreta? Qui c'è una delle armi da sviluppatore, esattamente quelle cercavo. Volevo proprio una cosa del genere, volevo cercare proprio qualcosa che fosse invisibile, qualcosa che fosse veramente difficile da prendere. Ottimo, ottimissimo. Ok, abbiamo traslato, quindi si va. Stavolta si sale. Vabbè, ovviamente ragazzi, poi se mi scrivete il nome di quest'arma, di queste armi, se ce n'è più di una, ovviamente poi me le vado a pescare tutte. Ma non so se sarà più difficile da prendere delle Seitengrad, o magari avrò più sfortuna, chi lo sa. Comunque ragazzi, sono fatti un dungeon totalmente fuori di testa. Cioè, dove appaiono le piattaforme, hanno messo i segni zodiacali. Vabbè, grazie al cazzo Zodiac Age. Però bisogna ammetterlo, eh. Ce ne vuole. Ok, ok. Quindi prima devo prendere un altro cattivone. Prima devo prendere un altro Esper. Wow. Sorry guys, but Sono tornato indietro. Cacchio, ho sbagliato allora. Sono tornato indietro, ho sbagliato strada. Ho sbagliato maledettamente strada. Devo ritornare, devo risolvere quella parte lì. Quella parte lì è bella complicata. Quella parte lì è bella complicata. Dai, mi sono fatto imbrogliare. Devo riprovarci. Devo riprovarci assolutamente. Allora, tengo la mappetta. Quindi, il problema è che non riesco a capire da qui il punto di partenza, perché allora io parto da qui, non so dove andare a destra o a sinistra, quindi se vado dritto di qua, tecnicamente poi dovrei trovare una porta con traslatore, e invece no, qua trovo Scorpio. E infatti, e non lo capisco, lo tocco. No, non va bene.
No, no, no. Sì, però il problema è questo, che praticamente... Allora, se da qua io vado verso lo Scorpio, è qua in teoria dove dice che dovrei andare. Però non mi fa passare, quindi... Andiamo di qua. E dovrei raggiungere un'altra pedana. Che mi porta da... Sette. Ok. Quindi vado di qua ancora. Poi vado a sinistra e dovrei beccare Cancer. L'Excalibur. Wow. Perfetto. E infatti trasato le 7, lo tocco. E scansala. E Skilindur. Excalibur, imbecille. Allora, uno deve essere Cancer, l'altro è il niente, lo straniente. Vediamo se salgo di qua cosa c'è. Il niente, lo straniente, maledizione. Qua ho toppato. Però da qui forse posso ritornare sempre da Cancer. Esatto, Cancer. Lo tocco. Beh, l'ho attivato? No, non faccio niente, carico di magia. Allora, vado di qua. Dovrei tornare al 7 per poi andare al 5. Quindi. No, questo è 6. Ah, giusto, il 6. E quindi, il 6 dovrebbe averne 3. Perché ne ha due? Perché deve traslare, maledizione. Trasla. Minchia, ce l'ho vista. E ne ha uno solo. Che mi dovrebbe portare da 5. C'è un altro, no, solo di qua, ok. Wow. Il gambit funziona. Quindi no, traslatore 7. No, cacchio, mi sono perso. Quindi torniamo un'altra volta indietro. È facilissimo perdersi qui, raga. È maledettamente facile. Quindi scendiamo tutto quanto. Devo arrivare a 6. La strada è una sola. E qua dovrebbe esserci 6. Devo andare sempre verso il basso? Perché traslatore 7? Dovrebbe essere il 6 questo. Non capisco. Lo tocco. Assurdo però. Continuiamo a scendere verso il basso. Magari è una buona strategia. Per arrivare a Cancer prima ha funzionato. E infatti eccolo qui. Altare del cancro. No, però se qua... Forse devo premerlo. Sì, l'ho premuto però.
lo devo attivare. Mi riporta un'altra volta su. E mi riporta un'altra volta giù. Sto girando in tondo, raga. Traslatore 6. Ok. Allora a sto punto non lo premo. Continuo ad andare dritto di qua senza toccarlo. Vediamo a sto punto dove mi porta. Cioè, se quella di prima mi ha fatto fare quella roba, vediamo un attimino cosa c'è. Non mi dire che un'altra volta cancer. Eh sì, è cancer. Quindi al traslatore 6 devo per forza attivarlo. A meno che... No, 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 zero, senza a meno che... Traslatore, lo tocco. E sono tornato però al traslatore 7. Strana proprio sta roba. Cioè, questo è quello che ho fatto prima, raga. Vi giuro, né più né meno. Continuo a salire. E mi dovrebbe portare sempre all'ingresso. Vediamo. Eh sì, raga, ve l'ho detto. Mi porta all'ingresso. Mi porta sempre all'ingresso. È strana sta roba, raga. È strana proprio. Cioè, praticamente vi spiego. Io, quello che faccio è soltanto... Non è che sta roba... No, non si può disattivare. Cioè, è strano proprio, raga. Vi giuro, l'avete visto? Non capisco. Non capisco proprio. Perché? Cioè, o questa qua, ragazzi, è semplicemente un modo più comodo per arrivare in quella direzione. Vediamo. E appaio tipo dove c'è il traslatore. No, è un po' il cazzo, qua esco. Quindi non ha senso. Giuro, c'ho pure davanti la mappa. Non capisco, scendo, faccio giusto. Arrivo dove c'è il 7. Il 6. Arrivato al 6, non riesco a capire come arrivare. Aspettate, la leggenda cosa dice? Dal Gate Taurus. Come cacchio ci arrivo dal Gate Taurus? Oh, ciao Angel. Sì, è vero, io sono come Ryoga, raga. Purtroppo il senso dell'orientamento l'ho scordato in solaio. Non fa per me. Allora, il 7 ti porta... Allora, il 7 ti porta all'8, quindi non lo devo toccare. Poi tocca l'altare del cancro, dal 6... Torna al 6 e scendi al 5. Ok, è quello che sto cercando di fare. Che poi torna al 6 e scendo proprio al 5. Cioè, ragazzi, c'ho pure la mappa che mi ha mandato Emiliano, vi giuro, sto avendo difficoltà. Ragazzi, purtroppo è vero, io ammetto le mie lacune, ragazzi, purtroppo... Mi perdo anche a casa mia. Non... Oh, però, ragazzi, che ne so, non è che di mestiere faccio il driver, quindi... Cioè, non è che di mestiere guido taxi, quindi voglio dire, ho trovato un modo per non fare incidere troppo questa lacuna su di me. Allora, il 7 porta al 6, quindi lo tocco. Oh, ciao Manuel. No, ancora no. Ci stiamo avvicinando, però. Di foglia da gomma, esatto. No, grande, grandissima. No, ma a me me l'hanno pure mandata. Cioè, assurdo. So soltanto che allora, ragazzi, devo scendere sempre fino a quando non arrivo a cancer. Appena arrivo a cancer, io praticamente da qui mi perdo.
Perché, allora, da qui praticamente io cosa devo fare? Cancer è già attivato. Ah, un'altra strada sola che mi porta praticamente dove ci dovrebbe essere 6. Cioè, ragazzi, due porte sole, cioè, non è che posso selezionare un'altra. Da una vengo, dall'altra vado. Cioè, non è che ci vuole un genio del male. Insomma, diciamo che... Allora, da qui ci abbiamo l'altare 6. L'altare 6 e ci abbiamo pure un'altra porta che scende ancora. Oh, scendiamo. E questo è sempre Cancer. È sempre Cancer. Quindi, ragazzi, io non capisco. Devo ritornare al 6. E lo devo traslare? Lo devo attivare? No, perché il 6 porta al 7. Se io tocco il 6, ragazzi, sono fregato. Ragazzi, dove dite voi? Vedo che tutti quanti state cercando di aiutarmi, vi giuro. Vorrei vorrei prendere e darvi il pad a ognuno di voi, però... Porca puttana, raga, vi giuro, non... Cioè, anche perché sto girando, sto cercando questo portale 5, non... Qua sono sempre in altare del cancro. Scendo... No, e da qua salgo. Da qua salgo, non ci faccio nulla. Ah, 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 attenzione. Ok, forse ne abbiamo due. Vediamo, raga. Forse ci siamo, questa roba è nuova. Scusa, Fran. Grazie. La porta del cancro, però l'avevo attivata. Ok, forse ci siamo. Forse ci siamo, ragazzi, forse ci siamo. Torno indietro, attivo cancro. E ritorno qui, vediamo che succede. Il cancro dovrebbe essere qui. Ok. Un attimo solo. Allora, la strada l'ho memorizzata. La strada l'ho memorizzata comunque. Un attimo, perché fino a qui penso di potercela fare. Lo tocco. Ok. Vado esattamente da dove sono venuto. Era di qua. Ok, sì, era esattamente di qua, raga. Ok. Tesoro, forcina d'oro, grazie. Da qua si può andare soltanto dritto. Ok, e questo qua è il 5. Il 5 devo per forza attivarlo perché non ho modo per uscire, se no. Quindi attivo il 5. Lo tocco. Wow. Allora, abbiamo una, due... Tre porte, questa è chiusa. Porta dei pesci. Fanculo.
Ok, iniziamo con la prima. Ragazzi, adesso che siamo qua, in teoria potrei andare liscio senza problemi. Cioè, oddio, senza problemi no. Però voglio vedere un po' che cosa mi suggerisce il posto. Magari. Completo di Gaia. Ah, quindi c'è Gaia che sta girando nuda. Se il suo completo ce l'abbiamo noi. Ok, esatto. E qui dove siamo? Minchia, giuro, raga, che se cancro mi incazzo. Pesci, grande. Quindi, attiviamo l'altare dei pesci. Lo tocco. Questo che è? La porta dell'ariete. Tecnicamente, ragazzi, i pesci dovrebbe essere l'ultimo, quindi ariete è il primo segno. Tecnicamente, potrebbe avere senso. Da qui me ne ritorno lassù e la porta dovrebbe essere scomparsa. Quindi, traslatore 4. Wow. Mamma mia, raga. Aspettate un attimo. Oh, traslatore 4 qua non è menzionato manco nella guida che mi ha mandato, bro. E infatti devo usare il 3, ecco per quale motivo non era menzionato. Devo usare il 3. Ecco per quale motivo non c'era scritto. Vediamo se questo è il 3. 3! Lo tocco. Ok, mi teletrasporto, lo tocco. Wow, ce l'abbiamo fatta allora, raga. Ce l'abbiamo fatta, grande, grandissimi tutti, ragazzi. Dopo soltanto 3 mappe, 8 messaggi privati e 2000 messaggi in chat, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Scusatemi, raga, vi giuro. Oh, questo problema. Però nella tomba del re senza nome non mi perdo. Grazie Giova. Grazie Giova, perché... Cioè, perché non ho seguito la mappa, ho seguito la dicitura della guida italiana, proprio quella ho seguita. Ok, andiamo dritto. Vi prego, fa che sia la porta giusta. Salvo cristallo, grande, grandissimo, raga. Salviamo, sì, maledizione, salviamo. Sì, vabbè, laboratorio di Dexter. Sì, esatto, lezione di re-entering, esatto. No, no, capisco, capisco. Allora, raga. Traslatore 1, lo tocco, sì, lo tocco tutto, me lo abbraccio questo traslatore 1. Ah, come me lo abbraccio. Ah, che bella atmosfera accogliente, tutta rossa, cupissima, maledizione. Cioè, sicuramente, ragazzi, stiamo aprendo le porte del male, sicuramente ci sarà una boss fight immensa. Lo so, Luca, lo so, lo so.
Allora, ragazzi, come al solito, stiamo affrontando Shemzai. Shemzai. Ragazzi, io lo so che lo posso uccidere con niente, però ovviamente mi faccio sempre un po' di allenamento con le apoteosi, perché mi serve proprio tanto. Soprattutto per il tempismo con le due. L'esper del segno dello scorpione. Ragazzi, ma quando appare Bonus Mistress è invece un'altra azione. Voi preferite fare Bonus Mistress? Forse mi sa che vi conviene. Eh sì, forse mi sa che vi conviene, perché così si risparmia tempo. Bonus Mistress una volta si preme e poi una volta spunta. Quindi mi sa che conviene fare quello. E scopriamo sempre cose nuove. Perché sennò mi blocco sempre sotto la decina, non va bene. Va bene che è una questione anche un po' di fortuna, però secondo me si può forzare questa fortuna. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui. Guardate che bello. Colore viola. Uno dei miei colori che prediligo. Sagittario era Kukulan? Strano, perché non so, mi aspettavo qualcosa di più con là. No, Sagittario dovrebbe essere il cavallino che c'è dentro il faro. O sto sbagliando io, raga? Non lo so, raga, non lo so. Sicuramente siete più informati di me, ragazzi, ripeto, dal 2000 che non tocco sta roba. Scheggia inversione. Ehi, bussiamo. Ok, ragazzi, abbiamo preso un nuovo Esper. Mi guardo attorno. Nessuno. Perché però fare qua? Non so se c'è qualcosa di segreto o no. Traslatore celeste, wow. Ah, il Sagittario era questo? Tocca il congegno. Vediamo un po'. Kukulain era lo scorpione. Certo, ragazzi, che non ci scoppano proprio una minchia con quelli là che sono i segni zodiacali davvero, cioè, non lo so. Where is everyone? Fear not, Princess of Galmasca. We Elkyria have chosen you. Ah, ok, quell'Ixion lì maledetto che proprio faceva malissimo, me lo ricordo proprio. Cioè, a me faceva malissimo ai tempi, però ero piccino, raga. Ma chi è questa mantide religiosa gigante? Mamma mia, da incubo, maledizione. Però ha le orecchie che sembra Fran. Oh,
Vashalia Banarg and Dalmasca, we see your heart desires power, and power most holy shall we grant. Seek you the Sunchrist, slumbering star. In tower on distant shore, it dreams. The mother of all Nephesite, the source of its unending power. The Dynast King, his fallow shards, coarse trinkets cut from Suncrest's light. Such power exists? In times that are long passed away, we sought to save the Zivalis, and chose Wraithwall, the Dynast King. He took the sword and cut the Crist. Three shards he took from its gilt grasp, and so became the Dynast King. His words and deeds run through your veins. Ma quindi c'è un legame di parentela tra Binargin e Wraithwall. Now take this sword, this treaty blade, a Curian seal, mark of your worth. Cut deep the Crist and seize your shards. Wield Dynast King's power. Destroy Vanar. Destroy Vanar. Wow. But Vanar. Vanar's an Acurian. A being like you. Vanar is a heretic. Ah. Che paura. The Nephesite is ours to give to chosen bearer. Or to none. The heretic trespassed. And set the rules of knowledge in man's hand. With imitations they profaned. It is anathema to us. We give you now the stone and task. Administer judgment. Destroy them all. Judgment? Destroy them all. The Empire? Certo, le stanno dando una grandissima responsabilità. Spinti dall'errore e da vili desideri corrono verso la rovina. Sono io. Might endure. Eternal, we are history's stewards, to set the course and keep it true. The chosen is our hand, our fist, to let live some and crush the rest. Princess, you have been chosen. Take revenge against those who stole your kingdom. Fulfill your role as savior. Attain to your birthright. Ci mancherebbe, ma perché si vede che comunque questi dei sono un po' contaminati dall'oscurità. Cioè, almeno questa è l'impressione che mi hanno dato subito. What gives them the right to tell you what to do? Will you take revenge, as they ask? We could not see them, but we heard the Ocuria speak. They may be gods, but we are the arbiters of our destiny. Your Highness, I'm against this. The Empire must pay, but destruction. Does anyone know what happened to Dr. Cid? Wasn't he saying he'd be here? He should have arrived by now. And I should have realized by now. He's not coming. He laid out the bait and we bit. Wow, quindi ci aspettano. Remember what he said? He wanted Ash to get the stone. He wanted that all along. That's why he flaunted his Nethersite.
and reel us in with his stories about Gitta Vagan, all to bring Ash. Siamo stati manipolati. But wait, if we got a hold of the Nethysite, wouldn't that be bad for the Empire? Maybe he wants to see what happens when foes with Nethysite collide. Sì, praticamente sì, that'd be just like Dr. Sid. I will search out the Sun Crist. History is built by our hands. That's his favorite line. He'd never stand by and watch the Acurious stones shape things. So, he was talking to Vanar all along. He wasn't mad at all then, was he? Hai ottenuto la spada del patto. Master's sovereignty and make our amends with Lady Ash. It's the only way to avert war. It is a war. Lassa ci prova. Your Lady Ash herself is bent on it. She desires it above all else. She will not rest until her revenge is full wrought. I fear you misread her intent. She would sooner shun war than embrace it. You are young, Lassa. And you presume beyond your ken. Then let us look closer. Judge Gabranth, I would have you seek after the Lady Ash and adjudge whether she makes overtures of peace or war. Yours shall be the eyes of the Empire. And should I espy war, I am to put her to the sword. Is that your wish, Excellency? It will not come to that, I am sure. I have faith in her, faith in you both. On you, Gabranth, shall I wager all our fortunes? As you will. That so sweet a child could be your brother is hard to believe. Lassa is as he should be. Mi piace tutto sommato il personaggio di Lassa. Taken the bait already, have they? Splendid. The Ocuria have given the princess her treaty blade. The gods have chosen their scribe to write history as they deem fit. Yes, and she with fresh Nethysite to aid her. Bah, to hell with the Ocuria and their stones. What good? A power that cannot Marco. Be harnessed. Marble's best suited for Marco Sognatore. Però ti dico la verità, mi sta piacendo un botto sto gioco. We conquered two kingdoms that you might study these baubles. Oh, I am grateful for the sacrifice. Without it, manufactured Nethysite would have eluded us. An unrivaled weapon, I warrant you. Tell me, Vanar, have I not been an apt pupil? My counsel did but guide your able hand. Wow. Through power of man, the stones did you perfect. Yes. So much accomplished in 6 fleeting years. Man's fervor o'er all obstacles prevailing. Our lives are much too short. You undying might waste long centuries away, but we, I fear, cannot. Just so. Had we more time, we might have availed ourselves of more prudent measures. Your greatest work still lies before you. Not lightly will the Acuria allow you to wrest the reins of history from their grasp back into the hands of men. Indeed, what claim does Geren have on history's reins, seated on throne immortal, rent from time? For your ascendance vain I offer prayer. May you attain Attain it I shall. For too long have my deeds Le mie azioni sono state ignorate fin troppo a lungo. In tower on distant shore dreams the Sun Crist.
Do these words mean aught to you? Didn't Retha say he was going to follow some other course? Maybe he found out something that can help. I'd rather stay out of that Sky Pirate's debt, thank you. What's wrong with Rethys? I mean, if you can't trust your own kind, who can you trust? You're an expert on pirating now, are you? Mamma mia, raga, che confusione. Giuro, che situazione. È veramente pesante il compito che ci hanno assegnato. E se posso dirla tutta, è anche frustrante dover affrontare una scelta del genere. Se soltanto ci fosse qualcosa capace di aiutarci in questi momenti di stress. Ma aspettate un attimo. WhatsApp, agitata e ancora più buona, acqua del pozzo. Dissetante, un elisir di freschezza e da oggi anche al gusto di acqua, col 40% di acqua in più. Allora, detto questo, ragazzi, ditemi voi, mi sa che... Vediamo un po' la missione cosa dice. Meglio tornare a Baphomet e parlare con Rethys. Ragazzi, io è inutile che torni indietro un'altra volta. Tecnicamente, traslatore terreno. Questa roba dovrebbe riportarmi all'uscita. Ok, va bene. Tocco il congegno. Eh sì, ragazzi, ne avevamo bisogno. Ok, ed eccoci fuori. Ora che siamo usciti, faccio una salvatina qui. Possiamo anche salvare nel nostro slot principale. E uscire. Non so cosa accadrà una volta uscito. Guarda tutto il diario con Rethys. Ma scusatemi, non posso farmi missioni secondarie. No, non posso fare missioni secondarie, tipo, che ne so, prendere qualche esper segreto. Qualcosa è apparsa, qualcosa è cambiato rispetto al gioco come l'avevo lasciato. Oppure no? Ok, per quella roba mi sa che mi servirà un po' di allenamento, vediamo. Ma solo quello posso fare ultima, soltanto ultima. Che tra l'altro mi ha detto che è pure abbastanza forte per quello che voglio fare io. Cioè, allora, un attimino, giusto per farci diario del clan, bestiario. Ok, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ragazzi, se la matematica non è un'opinione, ne mancano 5. Dove stanno sti 5? Perché se dovrebbero essere 13, da come avete detto voi, quindi ne mancano 5. Una è ultima, e l'abbiamo già detto. Il boss più forte del gioco, Omega, ancora è presto. Ce ne sono 3 al faro? 3 al faro, Dani? Allora devo andare al faro. Ma prima devo... Al faro ci arrivo con la storia, però. Al faro ci arrivo con la storia. Oh, e allora, via, raga. Se dobbiamo continuare, dobbiamo andare dove? A Baphomet? Andiamo lì. Porto di Baphomet.
Va bene. Sì. Allora, sono a Balfoneim e devo andare a parlare con Reddas. Reddas, se non sbaglio, si trova. A proposito, raga, io nel frattempo vedo sempre se in questi shop hanno... Perché sto cercando disperatamente, no, il mappiere. Ehi, tesoro. Minchia, 5840 guil. Mamma mia, un botto. Ragazzi, io sto cercando sempre il vaccino perché non ce l'ho. Niente, raga, sto vaccino non me lo escono. Sto vaccino proprio ancora non esiste. Peccato. Sì, però qua non lo so, non ne sto vedendo io forse. Intanto parliamo con la fattucchiera. Areitz, buono. Shock antica. Nel frattempo devo fare pure un salto alla gambitteria perché devo comprare sé. Non c'è soltanto sé. Sì, ecco qui. Vediamo qua se il negoziante di là c'ha qualcosa. Le extra pozioni possiamo comprare. Zero. Zero, raga, non esiste proprio. Ok, vediamo. Compressa, ho scritto cosa. Ricercati e secondarie, così tanto per. Ma io voglio vedere un pochettino cosa si nasconde a questo faro. Sono curioso, raga. Voglio combattere. Proprio voglio combattere. Sì, le panacee hanno lo stesso effetto tecnicamente, sì. Le abilità sbloccate ce l'ho pure, però. A proposito, nei Gambit non so se a questo punto posso mettere status in KO direttamente a Raids. Forse mi conviene. Vado da Reddas. Eh sì, tra l'altro mi diceva ieri il buon Nick che il codice della compressa è la formula chimica dell'aspirina, che dovrebbe essere praticamente un antidolorifico tipo generico. Piccola curiosità data offerta al buon Nick. Our armada ran afoul of bad water near the Ridorana Cataract. All engines stopped a sudden. Becalmed. Trouble with a mist thick as death, it seems. Those seas are yacht. I expected airship trouble, not a fleet foundering amidst the waves. Tell me of what happened in Girovegon. From the lay of your eyes, I measure all did not go well. Sid, was he false as I feared? Yes. But we may have caught a glimpse of his true intent. We may now know what it is that Sid searches for. So the day-affected Nithocyte was only a fragment? And these Occuria I know not and care to know even less. If we strike the Suncrest with the Sword of Kings, no new stone may be born. We say the Suncrest is the source of all Nithocyte's power. If we might break it, the Dusk Shard would be as a thing lifeless. As for the manufactured Nithocyte, who can say? There is another way.
We used the treaty blade to cut a new stone from the Crist. Use that to fight the Dusk Shard and the manufactured stones. Would you like to know the best use of Nethersite? Will or nil, I'll tell you. You pick it up and throw it away. Tipo l'anello del potere. Either way, we have to find the Sun Crist first, right? Don't we? Across the sea, in a tower on a distant shore. Rathis? Eh no, non ce l'avevo già visto. Familiar words, Vaughn. I saw something of the sort written in some documents I chanced upon during my visit to Draklor. The Naldoan Sea, the Ridrana Cataract, and the Pharos Lighthouse. I sent my fleet to fish out the truth behind these words and caught trouble. Then proof is ours. This lighthouse on the Naldoan Sea is the tower on the distant shore. The strong mist that becalmed your ships is a grimmer yet clearer sign than any we might hope for. The Sun Crist is there. All well and good, but how do we get there? Those seas are in Yacht, as I recall. Try putting this one in your ship. Tis a skystone made to resist Yacht. More spoils from the Draklor labs, is it? Why not use it yourself? That's just the thing. My ship's a Bajurban model, it will not work. Ci hanno dato una nave così. Pazzesco. Lady Ash, I would accompany your highness if you do not object. Ma li avrò fatti io forse 15. But tell me one thing. Why do so much for us? The Nabudis Deadlands. Effettivamente a Nabudis ci potremmo anche passare, ragazzi. L'ultima volta ci siamo andati e abbiamo preso legnate. Così, giusto a farci un giro per lustrazione, non so. Ah, c'è pure Reddas nella squadra come ospite. Ah, eccoti qui. L'avete saputo che la spedizione al faro è finita male? Va. Fortuna che c'erano dei pescherecci nelle vicinanze. Li abbiamo mandati in soccorso. Ce l'ha fatta per un pel. Il faro e le infinite cascate di Ridorana. Quel posto lì non è per quelli di Balfonei. Da bambina me lo dicevano sempre. Ci credo che tanti erano contrari alla spedizione, ma Reddas no. Lui non è di qui e non ha esitato neanche un po'. Ma che ho intenzione di andare al faro, la zona Jagd con l'aeronave è impossibile arrivarci. Ok. Ecco qui un piccolo cupolino. Eccomi, Cupò. La Astral è pronta all'aerodromo. Cosa? Un volo lite da usare negli Jagd. Cupò, mettiamola subito. Operativissimo. Wow. Mica uno scherzo però con quello volo lì. Ok. Le cascate di Durano e il faro si trovano nella giacca. Ok, va bene. Nel frattempo, ragazzi, guardiamo sempre questo piccolo esserino con un pappagallo sopra la testa, che dovrebbe essere, non so, sembra una talpa, sembra un coniglio, non lo capisco manco io. Però con un pappagallo sopra la testa mi fa ridere troppo questa cosa. Però dopo i miei momenti di soddisfazione personale. Ma scusatemi, ci abbiamo anche Reddas, ci abbiamo come ospite. Quindi, ragazzi, siamo in team da 4. In team da 4 cerchiamo di approfittarne, no? Cerchiamo di fare più cose possibili prima di andare e perdere Reddas. Scusatemi, io non sono un grandissimo stratega militare, però credo che sia opportuno sfruttarla questa presenza in più. Controllo di nuovo. Ma quando mai? Proprio zero. Niente. Non, assolutamente niente. Mumble mumble. Per quanto riguarda le missioni di caccia di inventario. Diario del clan. Sì, ne abbiamo un po'. Fortezza di Nalbina, pianura di Giza, Buierba, Rabbanastre. Ricordiamo che ce ne abbiamo pure alcuni che dobbiamo recuperare, tipo questi qua nella pianura di Giza. Dobbiamo tornarci quando c'è il momento di secca. Tipo qua, per prendere anche questa, una famiglia nella pianura. Sì, sono tante cose. Posso prendere Chaos? Ma quindi fatemi capire, io me ne posso andare a Nabudis e già posso iniziare a fare qualche cosa di serio, qualche cosa di importante, perché ci vado subito. Certo, sarebbe anche utile ricordarmi come schifo ci arrivo io a Nabudis. Altopiano, dice Robby.
porto di Balfoneim, prateria di Cita, Costa Fon. Che è quella roba lì rossa? Palazzo di... No, no, devo andare... Allora ragazzi, prima voglio fare un attimino un salto alla pianura di Giza, che ovviamente non ci arrivo, devo per forza andare da Banastri. Devo sperare che trovo la secca, vediamo un attimo. Ok, quindi prima devo in ogni caso andarmene a Nabodis. Quindi si può fare, cioè tecnicamente si potrebbe anche fare. No, ma quando mai? Qua sta piovendo ancora. Non ci ottengo nulla. Raga, come cacchio ci sono arrivato io a Nabodis prima? Fatemi pensare. Mappamondo. Non la riesco nemmeno a identificare. Palude di Nebreus? Sì, dalla palude di Nebreus, quindi... Ok, qua. E dov'è? Ma non c'è! Maledizione, non c'è! Com'è possibile che non mi ha sbloccato il... Oh, dal bosco di Salica? Oh, proviamo dal bosco di Salica. No, così andiamoci, facciamo un giro per l'illustrazione, raga. C'è anche un punto salvataggio da sbloccare per poter tornarci velocemente, quindi insomma. Ah, infatti, da lassù. Quindi. Quanto è bello questo posto, ragazzi. L'ho già detto 300 miliardi di volte, ci piace, ma ci piace proprio. Ehi, ok. Vediamo se stavolta... Il problema è che non abbiamo ancora la protezione per virus, quindi sarà un po' più ostile la situazione, però... Magari possiamo contare sulla nostra forza se abbiamo un po' di fortuna. Il Chocobo l'ha fatto saltare in aria, si è spaventato. Ok, via. Sì, giusto per fare una... Allora, vediamo un attimo. Nabodis, corridoio della luce, wow. Minchia quante trappole. Vediamo un po' se riusciamo a challengeare adesso. Dai, qualche cosa la riusciamo a fare, sembra. Sì. L'ultima volta, ragazzi, qua abbiamo preso veramente le legnate fortissime. Ma proprio tante. Quindi, in qualche modo, già è un grandissimo obiettivo riuscire a fare questi mostriciattoli così. Qua non si passa. Qua nemmeno. Di qua sì. Vabbè, considerato che siamo pure in 4, insomma, dai, raga. Qui trovo la magia protega, utilissima. Oh, comunque 2000 li leva Reddas, eh. Proprio inutile, inutile non è. Zero, mi aspettavo almeno un'anfora, invece nada. Yeah.
Buono, livello 65. Wow. Mano, questa non c'è nella mappa. Un paio di scarpe Hermes per correre più veloci. Un attimo che non ho letto via. C'è un mercante nascosto in un angolo, interessante. C'è un mago, dobbiamo cercare questo mago. Novoxga. Che sembra una brutta parola in russo. Però in realtà no. Ferruggine, no? Oramai ragazzi stiamo portando tutta la ferraia di Final Fantasy XII dietro. Allora, qui niente. Strano però, strano, strano, strano. Qua non si apre nulla. Stanzetta. Oh! Occhio che questi qua castano Ade. Tesoro. Mi si sono ristretti i ragazzi. Niente. Wow! Palazzo della strega. Comunque dovrebbe essere felice Redas che lo stiamo portando a Napolis. Qua non si va. Vediamo un attimino la mappa. Interessante. Totalmente empty. Una maschera bianca. Scarpe di Hermes e una maschera bianca. Qua ci stanno preparando a carnevale, raga. Che poi, ragazzi, piccola curiosità proprio relativa a carnevale. Non so se vi ricordate che avevano fatto l'evento su Final Fantasy XV che era relativo proprio al carnevale. Quindi praticamente quando io sono andato in quella città dove avevano organizzato il carnevale, sono passato, ho visto tutti coloratissimi, tutti vestiti in maschera. Ho detto wow. E ero convinto che il gioco fosse sempre in quel modo. E ho detto ma che cazzo di posto sono? Qua sono tutti matti. Poi ovviamente l'evento è passato e insomma ho detto ah, ok, è tornata più normale. Oh, qua non c'è nulla. Oh, Richard. Sì, sì, concordo, concordo, maledetta. L'ho detto prima, sono nella stanza della... sono nel castello della strega. Non si può andare di qui. Nada. Ok, questi qua sono più tosti. Scusate, cosa è successo? Non so per... ah, ok, no, niente. Ragazzi, vedevo Van a mano libera, ero convinto che praticamente non avesse più equipaggiata l'arma, poi mi sono scordato che l'arma è invisibile. Ok, noi qui praticamente non possiamo entrare. Protega, trovata, grande! E allora, scusiamo, ho scusato un attimo. Gambit, Fran... leader? No, leader. Non c'è una cosa che mette alle... scusa, no, se lo fa leader, Protega, tecnicamente dovrebbe prendere tutta la squadra, perché dovremmo essere quelli là vicini. O sto sbagliando? Sì. Vediamo un po'. Stiamo vicini vicini, raga. Ah, lei non lo casta, giustamente, perché lui già ce l'ha. Però vabbè. Qua ovviamente non posso andare. Porta della paura. Col cazzo che la apro.
No, ragazzi, sono troppo curioso. Devo provare a vedere cosa c'è dietro la porta della paura. Vi giuro, raga, so che forse sto condannando la mia squadra alla morte, però vi giuro non ci riesco. Ma non c'è un modo per cambiare aria in modo che c'è l'autosave? No, tecnicamente già l'ho preso l'autosave. Quindi andiamo. Controlla la cavità. È della grandezza di una medaglia. Al centro incisa la parola coraggio. Apro la porta. La porta è bloccata da qualche meccanismo. Ah no, questa qua, ragazzi, era quella che mi dicevate voi. Quella che non posso entrare. Ah, ok, ok, sì, grande Emiliano. Si vende sull'aeronave. Che ricordiamo, ragazzi, questo codice qui, come ha detto il buon Nick, è il codice chimico, la formula chimica dell'aspirina. Quindi la trovo geniale questa cosa, vi giuro, la trovo veramente geniale. Che uno può pensare, ma dove se la sono pescata questa formula qui? dalla chimica. Ti stiamo dando quello che vedi. Esna a tutti, bravissima. Ehi, aspetta un attimo, qua non ho visto. Oh, guarda quanti stanno. Stanno fermi, raga. Che cazzo... Cioè... Cosa posso dire? Ecco, protect a tutti, perfetto. Siamo tutti quanti iperprotetti adesso. Ora mi serve soltanto qualcuno che mi casta a stega. Non dico rigene, però a stega. E sono a posto. Certo, e tecnicamente anche con una maga buona settata come Fran ce la caviamo, altro che a stega lei cura tutti. È vero, raga. Cioè, oggettivamente abbiamo iniziato a giocare ieri, quando abbiamo iniziato a sistemare Gambit. Non c'è altro da dire. Però cioè, siamo andati avanti in ignoranza semplicemente perché le armi fuori di testa l'hanno permesso. Però non serve un genio del male a capire che questo gioco la strategia conta veramente tantissimo. I Gambit, un buon Gambit set può fare assolutamente la differenza. Ma dove vai da solo, Reddas? Ragazzi, qua c'è un'altra porta che purtroppo non si può aprire. Porta lo sconforto. Vabbè, ragazzi, praticamente ci servono queste medaglie. Ci serve una medaglia forza e una medaglia... coraggio o qualcosa del genere. Non mi ricordo. Ragazzi, purtroppo soffro di memoria a breve termine e anche di memoria a breve termine. Di qua non possiamo andare. Siamo protettissimi, che bello. E Fran nel frattempo si recupera pure gli MP. Quanto adoro questa cosa. No, grande Milano, ma ce l'ho già la prolunga. Fortunatamente l'ho presa. Oh, ciao Lorenzo, ciao bello. E niente, Fra, praticamente siamo nelle fasi, no, credo già ci stiamo avvicinando verso la fine. E mancano ancora 5 Esper, missioni secondarie abbastanza, ma siamo carichi, carichi, carichi. Abbiamo 2 Seitengrad, settaggi che vanno benissimo, offerti ovviamente dal buon Nick. E anche un ospite che è Reddas, che comunque dai, il suo lo fa. L'abbiamo portato a Nabudis, visto che di qui ci sta facendo vedere il posto. Certo, venite, vi porto in pizzeria nella mia città, però non... Oddio, ce l'aspettavamo un tantino diversa. Mai fidarsi degli aviopirati. Però dai, stiamo pure livellando un pochino. E certo, ogni mostro... droppa 1000 exp. Oh, oh. Ok. Fran carica. Ehi, caricati Fran. Mi sa, ragazzi, che sono tornato al punto di prima. E mi sa di sì. Mi sa proprio di sì.
Grazie. O la Maximilian. Ma che cos'è la Maximilian? Se è un'arma non ce l'ho. Ah, una corazza. Sì, Maximilian, eccola qui. Bella tosta. Difesa 64. E aumenta pure la forza. Interessante. Interessante proprio. Protezione e armi pesanti. Chissà che gliela posso dare. Vediamo un po'. No, lui non ce l'ha le armi pesanti. Sì, invece sì. Qua c'è la Maximilian. Grande. No, ottimo. Vediamo un po'. È la Maximilian la corazza. Qual è la corazza più forte del gioco? Vabbè, intanto già aver preso Protega e questa corazza qui già vanno bene. Così è dato che poi ci dovremmo pure ritornare, visto che comunque. Oh, questo è forte. Ah, ok. Un Toga Hill del silenzio. Ferrugine, te pareva? Più che altro mi chiedo dove stava quel vecchio che dicevate. Comunque sì, mi sono palesemente perso, dovevo andare da quell'altra direzione. Ah, qua c'è quella porta dove non posso entrare, se non sbaglio. Ok. Toga nera. Sempre ste ferruggini, oh. Qua? La luce. Ho visto la luce. Ah, ma siamo bloccati. Ho ottenuto Capricorno. Ah, e questa qua, ragazzi, è finita? Non posso fare più niente? Cioè non posso più uscire da nessuna parte, sono rimasto bloccatissimo. No, forse da quel lato, laggiù. Raga, io sto mercante, non lo sto trovando. È la Madonna. Vediamo se c'ho... un levita. Ma manco mai... Vabbè raga, a 1-1 li prendiamo, lo sapevo. Nobody else. Un pezzo di carne di Dio maligno. Cioè ragazzi, sembra una bestemmia questo oggetto. Cioè avete presente, no? Quando... quando siete arrivati con la spesa sotto casa, vedete misteriosamente un posto
dove poter parcheggiare e dire che bello, non mi devo fare la strada con tutte le buste cariche di spesa. Vi affacciate un pochino e vedete che in realtà c'è parcheggiata una Smart e dite: pezzo di carne di un dio maligno. Cioè ma come? No ragazzi, non ho letto, scusatemi, non ho letto, ma adesso ci ritorno indietro se c'era il mercante. Qua voglio dire, come cazzo? Assurdo. Ok, grande. Ah, ma è lì. No, ma ci sono andato. Era nella stanza esattamente dove ero prima. Ero esattamente nella stanza dove ero prima. No, non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Però un attimo, raga, voglio vedere da qua dove mi porta. È grandissimo questo posto. Cazzo. Oh, senza la curatrice siamo fottuti. Senza la curatrice siamo fottuti. Belli, mi hanno salvato il culo questa potenza. E ragazzi, tranquilli, adesso... Sì, vabbè, adesso comunque andiamo a pescare, non vi preoccupate, raga, non vi preoccupate. Stavolta ho usato il bonus Mistress. Spero che questa cosa abbia effetti non solo su quel nemico, ma anche sugli nemici accanto, perché se ha soltanto effetti su di lui è una cosa ridicola e non la userò mai più. Nel frattempo mi alleno, raga, a fare questa roba. No, non ci sono ancora andato al Gran Cristallo. Non ci sono andato ancora al Gran Cristallo. Cioè, ragazzi, la trama l'abbiamo anche un po' messa di lato, perché mi sono passato il tempo a prendere altre cose. E abbiamo preso Kukulan. Ci sono andato al Gran Cristallo? Ah, era quello lì il Gran Cristallo. Ah, ora ho capito. Ah, ok. Wow, ci siamo salvati, meno male. Questa volta ci è andata proprio di culo. Allora. Vabbè che c'era comunque l'autosave, quindi... Diciamo che sotto questo punto di vista il gioco ti aiuta. Aspettiamo.
aspettiamo un attimo che ho visto una, ecco. Scheggia shock. First reaction. Scheggia shock. Niente. Niente. Mamma mia, tutte e due proprio. No. Ah, una compressa, ragazzi, ce l'abbiamo. Incredibile, incredibile, incredibile. No, quale equipaggio? Ce l'ha droppato un mostro così. Vediamo un attimo. Alleato, i status virus, eccolo qui. Qua. Ma ne ho 5. Ah. No, fermi tutti. Che sta facendo? Si fermi. Ok. Devo fare alleato a caso. Ma non alleato a caso, l'alleato... Ah, ok. Alleato a caso, va bene. E... allora. Oricalcum. L'oricalcum è una spada, è un'arma, giusto? Sì, infatti. Peccato che comunque faccia schifo, vabbè. Forse la sto dando al personaggio sbagliato. Magari a Fran farebbe piacere. Comunque, raga, credo... Ah, no, ancora abbiamo da visitare altre zone. L'esplorazione non è ancora finita. Comunque è enorme sto posto, ragazzi. È veramente gigantesco. E si può salire ancora. Wow. È un labirinto pazzesco, comunque. Vediamo un po'. Più che altro quello che mi preme è se poi all'interno c'è un save point, un qualcosa. Cioè, sapete com'è? Se poi ci devo ritornare, mi farebbe piacere comunque avere un accesso diretto a questo posto. Occhio che questi fanno male. Guarda quanti stanno. Ok, perfetto. Casse. Così. A caso. Nada. Niente. Strano che comunque sono scomparsi tutti gli altri mostri e stanno rimanendo soltanto loro. Solo loro. Sa perché? Avranno occupato proprio questo piano tutta la sua dinastia. Tutti i parenti si è portato a trovare. Ehi ragazzi, mi sono trasferito a Nabudis, dovete venirmi a trovare una domenica di queste. E sono tutti qui. I cugini che volano. Occhio di demone. Occhio di demone. Ok, anche questo piano è fatto.
A me queste cose mi danno fastidio. Ok. Cazzo. Ok, autosave. Ah, e qui siamo andati, ragazzi, nella cosa, nella... come si chiama? Da qui però... città morta. Ok. Palude di Nebreus, esatto. Ora capisco perché, ragazzi, non potevo andare alla palude di Nebreus. Ve lo faccio vedere subito perché. Perché quella là era un cacchio. Quel salvo cristallo lì non l'ho ancora esorcizzato. Questo secondo me è fortissimo. Dai, va bene, meno tanto. Geomagite. Liquido argenteo. Un regolo incrociato. Ma i regoli sono quelli là per contare gli elementari, quelli che ci davano le maestre. Che ci fanno qui? Qualche mostro voleva imparare a contare. Dai. Allora, porca troia. Questi cadono fortunatamente. No, ma io devo andare ad accoppare a quel maledetto. Andiamoci a prendere la vendetta, raga. Andiamocela a prendere subito. Qua, lui. Proprio lui. Che ci shottava la volta scorsa. Eccolo qui, raga. Ce l'abbiamo. È comparso un cristallo. Quindi... ehi, no, stavolta dovrei poter salvare anche. Salvo, ok. Sì, salvo qui. Abbiamo i punti esperienza, perché sprecarli. Allora, abbiamo esplorato anche questo posto. Veramente mancano un po' di aree. Prima di ritornare a Nabudis a cercare il mercante. Ah, vabbè, 152 guili. Ah, è una barda di ferro. No, però mi sa che a sto punto possiamo... ah, no, forse laggiù. Ma quello là è un angolo che sicuro non c'è niente. Però vabbè, vediamo un attimo, raga. E poi ritorniamo a, nella cittadina Budis. Così vado a... a vedere, a cercare questo mercante. Però a sto punto forse non mi conviene andare da lì. Forse mi conviene fare, a posto di farmi un'altra volta tutta quanta la strada. Forse, considerato che dovrebbe essere al primo piano, potrei anche prendere direttamente la strada alternativa. A sto punto, scusatemi, telelite e vado qui. Eh no, non c'è nulla, sì, però mi piaceva così esplorare. Sono una persona curiosa. Da dove si entrava? Dalla prateria di città. Non mi ricordo. Vediamo un attimo. Bosco di Salica. Sì, dal bosco di Salica faccio prima.
comunque, raga, sono abbastanza curioso appunto di quello là che era il cristallo, per vedere. Giuro quanto mi stanno sulle palle queste maledette. Allora, ragazzi, vediamo un attimino. Dai, ci avete beccato in mezzo alle bombe, qualche danno, qualche cosa, niente, vinciamo sempre noi. Allora, il punto che mi ha mandato Emiliano sulla mappa dovrebbe essere... No, wait. Ok. Ragazzi, guardate, picchiarmi appena entro non è un buon metodo per farsi degli nuovi amici. Comunque sì, qua si farmano le compresse per il virus. Questo è buono. Così, prima le cercavamo di comprare, adesso non ce n'è più bisogno. Allora, qua dovrebbe essere questo nostro amico. Raga, ma non c'è mai, oh. O sono io che sono cieco? Oh, ciao Angela, buonanotte. Ma sì, dovrebbe essere qui. Il punto non è questo? È un'altra zona. Un'altra zona? Ma dice un'altra area proprio, non è questa qua, devo cambiare piano. In un angolo di quell'area lì. È quello lì allora il posto. Allora, devo superare questa zona e anche l'altra? Oppure è proprio qui? Supera anche questa zona, ok. Beh, superiamola. Red a salire a 65, Red a essere più alto di noi. Certo, è cresciuto a Nabudis, giustamente, ci sta che sia skillatissimo. Allora, siamo qui. Oh, comunque queste trappole, raga, fanno malissimo. Allora, parte centrale a nord. Sulla sinistra, dove c'è quella stanzetta lì? E andiamo. Quindi, parte centrale. Quindi, siamo qui. E dovrebbe essere qua dentro, allora. Non vedo niente. Raga, ma qua non c'è nulla.
non è che è appeso sul tetto tipo Spider-Man, vero? Quindi ragazzi, non è questa? Cioè, non c'è, devo uscire, devo rientrare, cosa devo fare? Allora. Nella stanza completamente a nord. Sono nella stanza nord. Cioè, se non è questa. Pilastro fuori questa stanza sulla sinistra. Va? Assurdo! Mercante Bacnamus. Wow! Ma pazzesco! Ma chi se lo sarebbe mai aspettato, giuro! Non ci sarei arrivato mai e poi mai! Mamma mia! C'ha la valle! C'è la valle, però sì, ovviamente c'è anche cose che non servono. Però la cosa che mi interessa di più... Frecce di bambù. Effetto extra veleno. Frecce parallele. Non so per la Satengrad quale potrebbero andare. Però l'effetto extra veleno mi piace. Parallele non so se fanno male, però le compriamo lo stesso. E anche le frecce del fuoco, magari troviamo qualche nemico. Sì, raga. Allora. Questi qua sono gli oggetti, che non so, non me ne faccio nulla, perché questi qua li spawnano tranquillamente. Ragazzi, ditemi voi, secondo voi, allora, immune a stop, immune a pietrosi, immune a caos. Immune a caos è effettivamente importante. No. Veramente ne dovrei avere due. Tre. Allora, annulla l'effetto delle magie elementali, soggetto alle condizioni. Vabbè, l'anello d'Agata è effettivamente sembra buono. Sì, esatto. Beh, raga, io sto comprando un po' di tutto. No, però ne compro due. Immune a sonno, non me ne faccio niente. Faccio ad avere così pochi guild, che non li ho formati. Li ho formati soltanto una volta e mi sono comprato la Val. Però questi qua forse immune a stop, immune a pietrosi, questi qua forse possono servire. Compro.
Cioè ancora non mi sono venduto quasi nulla. C'ho ancora un botto di roba da vendere. Tipo le teleliti, queste qua pure me le devo vendere. No, 21, col cazzo. Sicuramente ci avrò altri oggetti che ne avrò molti di più che dovrei vendere. Geomagirite, vabbè. Cioè, fra, ho pubblicato oggi il modo quello là per farmare soldi, quindi ci metto veramente pochissimo a rifarli con il liquido giallo. Qua, frutto di Marlboro pure, ne ho un botto. Eh sì, raga, ci posso anche... li posso farmare facilmente i soldi. Comunque, ragazzi, oh... va bene, ok. Ma ci salutiamo, zio. È stato un campione. Vediamo se posso equipaggiare qualcosa a qualcuno. Tipo a Fran, per esempio. Veramente manco uno scudo da Fran. Capane. Forse erano qua. I guantoni. Effettivamente dovrei anche... minchia, effetto permanente aste. E chi lo sapeva? Importante. Vediamo se lo puoi equipaggiare qualcun altro. Tipo Baltier. Te pareva. Vai. Tidus tutto si può equipaggiare. Però c'è la cintura bolla, non gliela levo. Non gliela levo. Allora a questo punto glielo do proprio a lei, a Fran. Vediamo questo set cipolla se lo posso cambiare con... il tuono no... bambù, effetto extraveleno. Le frecce parallele aumentano solo il danno, senza... bambù. E lui parallele. Vediamo cosa cambia. No, non le ho prese. Non le ho prese. Mi ci dovrei un pochettino dedicare. Allora, vabbè, posso uscire. Oramai ho fatto tutto quanto quello che dovevo fare, posso tranquillamente uscire. Baltier livello 66, buono. Allora. Strada più veloce per uscire, vabbè, sono tutte uguali, mi sa. Oh, che palle però. Ok. Dai raga, fatemi uscire. Minchia! Abbiamo calpestato una fabbrica di Claymore. Ah, certo, siamo senza bracciale. Buah. Ok. Wow. Ah. Siamo ritornati una volta nelle terre più normali, diciamo. Comunque, raga, vi dico la verità. A sto punto io ne approfitterei del fatto di avere questo personaggio in più. Ne approfitterei proprio. Cioè, a questo punto, raga, secondo me la cosa migliore da fare, visto che siamo in 4, è di provare a fare più cose possibili,
più missioni possibili, soprattutto quelle là più difficili, fino a quando possiamo godere di questo vantaggio del numero. Insomma, raga, diciamo che essere in quattro non è una cosa che capita sempre. Sì, 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 lo so bene, ma non è un problema, Fra, ma perché guarda, già siamo a livello 62, 66, 62. Cioè, non mi cambia proprio niente, credi. Cioè, siamo belli, belli freschi. Poi certo, ovviamente, quando ci sarà la parte di dover affrontare Omega e quant'altro, cercheremo di arrivarci più maxati possibili. No, vediamo sempre. Io spero sempre che nella pianura di Giza abbia smesso di piovere. Giuro, non, ancora non l'ho beccata. Forse soltanto all'inizio del gioco non pioveva. Poi lì stagione delle piogge perenne. Ah, non sta piovendo. L'ultima volta avrò 4 PG infatti. Quindi voglio dire, approfittiamone. Finalmente non sta piovendo, raga. Ciao, Natsu. Ok. Della filosofia, effettivamente. E ora dovrebbe lasciarlo libero. No, poi lo lascia libero dopo. Smalto di Phobos. Va bene. Bambino normale. Sempre il bambino nomade. Allora. Ah. Esatto. Così consegniamo pure l'anello. Questa qua, ragazzi, è una missione secondaria, così dobbiamo fare questa spedizione. Ci ringrazia la Capesta TV. Esatto. Insomma, tantissime missioni fatte in questo modo. Adesso li capiamo, i Cocatoris. Formazioni. Ragazzi, mi vedete? Spero di sì. Non so perché, mi sa che è caduta per un attimo la connessione.
Stanno arrivando messaggi strani per la connessione, non so come mai. Siamo noi. Ah, ok, meno male. Meno male, meno male. Wow. Gallitoris. Ok, vuol dire che c'è praticamente questo piccolo pulcino al sole. Dobbiamo cercare di non farlo scappare. Vediamo un attimino dove si trova. Quindi si trova lungo la riva nord del Gizas. Si fa inizio game, lo so. Ma non ne ho fatte proprio di queste. Ti giuro, non ne ho fatte proprio missioni. Ma zero proprio. Cioè, sarà una quindicina, non di più. Che devo trovare. Wow. Perché mi dà questi punti interrogativi? Questi punti esclamativi, scusate. Non capisco. Ok, quindi aspettate un attimo. Diario del clan. Viste ricercati. Ah, infatti. Dove ero prima? Quindi il luogo era giusto. Ok, devo accopparli tutti e basta. Va bene, si può fare. Mostricini. Che carino, sterminiamo. Bam. Nessuno. Ok.
ma io sono nel punto giusto. Questo era il punto della missione. Guarda. Cioè, se io vado... Diario del clan. Viste ricercati. Pianura di Giza. Qua, dove sono io? Nella stessa zona. Dici che devo uscire e rientrare? Facciamoci un altro giro di frustrazione. Non si sa mai. 5-0 proprio, non c'è nessuno. Che cos'è quella cosa? Un LP. Ma sono piccoli giacobini, ma li devo accoppare? Pulcitori, siamo poverini. Peccato, poverini, erano così carini. Gallitoris. Mi è dispiaciuto un sacco accopparli, perché poverini rotolavano, erano così contenti nel loro habitat naturale. Andiamo. Questi piumati che fanno i monelli. No, che cazzo salta? Hai sconfitto la leader su Pulcini, sei stato grande, questo per ringraziarti. Omega Weapon, un'ultima weapon così. Uovo arcobaleno, armi da d'ambra, 1000 kill. Belli. Posso portare a spasso i Cocatoris. Non si direbbe, ma sono indifesi, eh. Allora. Diario del clan, li stai ricercati? Eh sì, raga, ne ho fatte pochissime proprio. Ma proprio pochissime, pochissimissime. Quindicina. Sentiero bianco di Buro Misace. Dove cazzo sta? Ricorderò mai, raga. Torniamo a Rabanastre. No, sì, sì, ci mancherebbe, no? Più che altro pensavo che... Volevo passare un attimino dal... Dove si chiama? Dal clan, per vedere un po' che tempo fa lì. Magari mi danno qualcosina. E magari mi dicono pure se c'è qualche missione. Considerato che sono 40, sicuramente. Ah, è una delle zone innevate. Ok. Carota. Livello S. Wow, questo deve essere forte.
fortezza di Nalbina. Va bene. Che succede? Va bene. A questo punto, ragazzi, visto che c'è il livello, potrei acquistare bolla. Vediamo, facciamo un salto al bazar. Zero. Bolla, ce l'abbiamo, finalmente sì. Finalmente ce l'abbiamo. Raddoppi gli HP massimi di un alleato. Grande, grandissimo. E a questo punto mettiamolo in gambit. Alla nostra maghetta. E forse a chi lo dovrei mettere? Alleato a caso? Non tanto alleato a caso. Leader? Metto leader. Ah, quello lì è un Marlboro. Ok, grande. Perfetto, sta prendendo sempre più forma questo questo gambit. Ottimo. Esca su di lei? Ma me l'accoppano. Come esca su di lei? Ma esca su di lei, me l'accoppano. Guarda, c'ha meno vita di tutti. Cioè, non so, esca mi pare un po' complicato, un po' difficile. Dici di castarlo a tutti? E considera che già uno c'ha la cintura a bolla. Al momento. Esca sul tank quello che abbolla. Misaggio, fortezza di Nalbina. Voglio vedere questo mostrone di livello S. E dici quindi di mettere a lei. Allora. Gambit. Metto sé. Bolla. Voglio dire. No, quale attacca? No, quale attacca? Si mena da solo. Esca. Secondo me è un po' un suicidio, però. Questo è bello tosto, non me l'aspettavo. Come mai c'ha il paperotto? Ah, perché c'è Esca, ok. C'ha l'anatra, mi pare giusto. Ma dove siamo? Ah, siamo a Nalbina.
Ok, va bene, mi fido. Dovrebbe essere qua dentro, nell'aerodromo. Ok. Bosco di Salica. Queste sono magie nuove? No, ma quando mai? Dov'è la foresta? Non mi dica che non ci posso arrivare in viaggio rapido. No, cazzo. Allora. Ah no, Bosco di Salica. Ah no, certo ci posso arrivare. Dai, speriamo di avere un po' di fortuna. Ok. E siamo carini. Eccolo lì. E sblocchiamo il trofeo equivalente. Fatta, siete forti, più di quanto mi aspettassi. Non mi avete dato modo di dimostrarmi il mio valore. Io vado allora, ci vediamo al clan. Arrivederci e complimenti. Prego. Una buona giornata anche a lei, grazie. Eh sì, abbiamo chiuso anche questa.
Comunque sì, ragazzi, me lo sono fatto ai ferri praticamente questo gioco. Questo Marlboro. Allora, diario del clan. Lista dei ricercati. Ah, ma c'era pure un altro nella fortezza in Albia. Brone, il Bazar. Non me ne ero reso conto. Giuro raga, non so come è successo, però l'ho buttata giù che è un amore. L'ho buttata giù che è un amore. Allora, vediamo un po'. Ah, qua è bro. Ehi, ciao bro. Sai che perché hai visto l'annuncio di Atomos, certo. Lascia fare a me. Atomos. Oh, vediamo raga, perché un attimino. Cioè, non so se ho a sto punto altre cose da fare qui. Questo già l'abbiamo fatto. Ah, vero, devo ritornare da lei a riscuotere. Lo stavo dimenticando. Sì, sì, anch'io, raga. Adesso salvo, anche perché anch'io domani devo lavorare fino a sera, praticamente. Domani finisco di lavorare e mangio qualcosa e inizio a fare la live. Quindi questo qua, ragazzi, è l'ultima missione che chiudo. Vediamo un po' cosa mi dà. Suo marito. Ah, bene. Bombe fetide, liquido mefitico. Grazie signora. Ok raga, vado a salvare subito. Ah. Mamma mia. Anzi no, lascio, mi sa l'autosalvataggio. Lascio l'autosave, faccio prima. Esatto. Ragazzi, che dire. Grazie, grazie a tutti quanti per aver giocato con me anche stasera. Abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo preso Esper, abbiamo fatto qualche missione e siamo andati avantissimo con la storia. Domani a questo punto cercherò di farmi più missioni possibili e vediamo che cose riusciamo a fare per riuscire a prendere, non dico qualche Esper eccezionale, però magari cerchiamo di tirare un po' fuori le unghie verso le missioni secondarie, quelle più ostili. Grazie di cuore a tutti ragazzi, grazie di cuore a tutti, un bacio, notte Zuken, a domani!